C'è un paese che diventa vivo quando la luna è alta. Conosce baldorie di venti e lunghe veglie d'uomini. È un paese senza tempo. Aspetta da secoli la vita. Dove ognuno conosce il silenzio che ci ha dati alla luce. C'è un paese in alto sulla terra. Ha un suo povero cuore nascosto. E sta solo a reggersi in cielo con le sue vecchie case di pietra. Tricarico, perché costruito su tre colli, oppure dal basso latino trigarium, cioè maneggio di cavalli, o ancora trivio, sempre dal latino trigalium. Ebbene, tricarico è problematico già nel suo nome. La sua forma allungata a noi moderni richiama l'idea di un convoglio in marcia. Per gli antichi, così in alto, così inaccessibile, era un posto sicuro, al riparo dalle pestilenze e dalle scorrerie. Oggi sono ancora visibili gli ingressi al centro storico. Porta Rabatana introduceva appunto nel borgo arabo. E sì, perché a Tricarico effettivamente si insediarono gli arabi, popolazioni musulmane di origini nordafricana. E lo ricordano due documenti dei bizantini, che a quell'epoca, cioè nell'Ottocento, avevano riconquistato l'Italia meridionale. Ecco Porta Saracena, a ridosso del vecchio centro storico, oggi in buona parte abbandonato. È isolata, appare isolata. La sua storia si esalta all'ombra della torretta, come la chiamano da sempre i tricaricesi. Racconta di tempi irrequieti. Anche qui longobardi, bizantini, saraceni, normanni, un coacervo di razze si scontravano, si alternavano nella gestione della comunità, tra interminabili lotte, tra estenuanti assedi, per dirla in sintonia con lo storico Barbagallo. Su questo monumento, su tutto questo paesaggio, si fermò infinite volte lo sguardo di Laura Battista, la sfortunata poetessa che a Tricarico, nella seconda metà del 1800, tra le mura di Palazzo Lizzadri, concluse la sua breve e intensa vicenda umana. Ma ora cerchiamo di seguire il filo degli avvenimenti. Rifacciamo un passo indietro. Porta Fontana è quasi scomparsa tra le case che hanno cambiato il volto di Tricarico. Solenne è rimasta invece Porta Monte, raccordata al castello normanno. Richiama alla memoria un nome, è quello di Roberto il Guiscardo, nipote del più famoso e irrequieto persecutore dei bizantini. E di questi fu proprio Tricarico l'ultima roccaforte. Cadde
a seguito di uno scontro epico tra normanni e bizantini, appunto, combattuto proprio nel territorio tricaricese nel 1048. La torre, che domina da quasi 1000 anni l'intero abitato, è una vedetta imponente sulla valle del Basento. Offre stimoli alla fantasia. Indica orizzonti culturali lungo il cammino dei secoli, che sono passati come un rosario nella vita della comunità. A questa rocca, alta 27 metri, con consistenti spessori murari e tracce di camminamenti, è collegata tutta la storia feudale di Tricarico. Altro importante edificio che richiama vicende feudali, il Palazzo Ducale, risalente all'epoca rinascimentale. Mettere insieme volti, nomi, toponimi, storie vere e leggende è impossibile. Così come è impossibile ricostruire cronologicamente la serie completa dei feudatari di Tricarico. Le fonti archivistiche ci consentono di ricordarne alcuni. Giacomo Sanseverino, Ruggero, Venceslao, Lanzalao, Ladislao, Lodovico, quasi tutti nomi germanici. E dopo la breve parentesi dei Pignatelli nel 1600, si insediarono a Tricarico i Revertera, fino alla soppressione della feudalità. Cominciava il secolo della rivoluzione industriale. Era il 1800. Ma il dramma della comunità contadina, più che diradarsi, si accentuava per l'insensibilità della borghesia agraria che si sostituiva all'antica nobiltà di Tricarico. Assai piacque all'eccellentissimo l'idea che in quei ciocchi di ciliegio, di ulivo o di faggio stagionato tornassi nuovamente a incarnarsi il Cristo crocifisso. In terra di boschi l'albero è sostanza all'uomo, al suo intelletto, e molto può favellare tra intarsi e immagini di santi. E sì che le chiese ne son piene da secoli innanzi, in osservazione di profonda devozione. Testimonianza eloquente di un cronista del 1500 sul valore cristiano di un'arte non sempre popolare che in Basilicata trova origine pochi secoli dopo l'era cristiana. Dalla cappella del crocifisso del 1600 nel convento di Santa Chiara parte un messaggio di fede per tutte le epoche, anche per la nostra. Nel 1333 fino al 1860 risuonarono in questo convento i canti e le preghiere delle Clarisse. Un coro che riprese nel 1930 e continua ancora con le suore discepole di Gesù Eucaristico. Ce lo ricordano anche gli affreschi dell'artista della Controriforma, il tricaricese Pietro Antonio Ferro, che esaltava la sua arte nella illustrazione di volti di santi e della vita di Cristo. Ogni medaglia ricorda il nome della badessa che commissionava l'opera. Cestari, Sanseverino, Revertera, fiorfiore della nobiltà del regno e poi della nobiltà locale. Tortomanno, Putignani, Ferro, Corsutti e tanti altri, perché il convento di Santa Chiara o delle Clarisse, aperto ai bisogni del popolo, era certamente ricco, perciò vi accedevano di preferenza le figlie dei nobili. Dunque i conventi, un altro capitolo della storia religiosa di Tricarico. San Francesco, dei frati minori,
costruito nel 1314 per volontà di Sveva, moglie di Tommaso Sanseverino, signore di Tricarico. L'itinerario che abbiamo intrapreso lungo la strada dei conventi si conclude a Sant'Antonio, altro splendido esempio di architettura tardogotica. Un recente restauro ci ha ridato l'architettura primitiva e i segni di una bella pittura murale del XVI secolo di una Madonna con bambino. Nel chiostro gli affreschi di Giuseppe Sciarra e Ilario da Montalbano illustrano con semplicità ma con profonda devozione episodi della vita di San Francesco. Ma il trionfo dell'affresco è visibile e vivibile nella chiesa del convento di Santa Maria del Carmine, sorto 4 secoli fa nell'aperta campagna per la devozione del nobile tricaricese Giovanni Antonio Russo. Gli apostoli, i dottori della chiesa, i santi, la vita di Cristo e della Madonna sono illustrati con grande perizia e devozione dall'arte più matura di Pietro Antonio Ferro. Le pitture coprono quasi tutte le pareti della Chiesa del Carmine. Introduce a questo gioiello dell'arte del 1600 il bel portale di pietra con questa iscrizione augurale della Madonna. Il candido ordine carmelitano vivrà per me sino a quando si agiteranno le onde del mare e il sole attraverserà il cielo. L'approdo nella cattedrale ci riporta all'origine del fervore religioso di questa comunità. Tricarico, faro di ellenismo, scriveva lo storico francese Gailly. Nel 968 fu elevata a sede vescovile per volontà dell'imperatore d'Oriente Niceforo Foca. Alla diocesi latina sono legati nomi di vescovi che le diedero lustro. Arnaldo, che fu il primo, Onofio di Santa Croce, Ludovico da Canossa, Giovan Battista Santonio, i Carafa, della nobile famiglia napoletana. Diomede Carafa, per il quale il fratello Pierluigi, anch'egli vescovo e suo successore, eresse questo cenotafio nella cattedrale. Ad un altro vescovo, De Robertis, si deve il primo libro stampato in assoluto in Basilicata. Avvenne proprio a Tricarico nel 1613. Dunque quasi un centinaio i vescovi che hanno retto in 1000 anni la diocesi. Zavarrone, De Plato, Pinto, Letizia, Fiorentini, fino all'attuale Monsignor Zerrillo. Lungo le vicende della storia contemporanea incontriamo Monsignor Raffaello delle Nocche. Egli fece quanto umanamente possibile e lo fece come pastore della Chiesa che volle guidare i suoi fedeli nel cammino della vita cristiana, ma non dimenticò il loro diritto a essere prima e comunque uomini. Non è retorica dire che questo vescovo ci ha rincuorato dallo smarrimento, ci ha ridato fiducia.
ha riacceso speranze. Una figura, quella di Monsignor delle Nocche, che vive nel ricordo di tanti, ma in maniera particolare nella venerazione delle suore, le discepole di Gesù Eucaristico, una congregazione da lui fondata nel 1923. Un suggestivo, modesto museo nel convento di Sant'Antonio visualizza il suo ricordo nella ricostruzione del suo studio, della sua camera da letto con l'inginocchiatoio dove trascorreva ore di preghiera, del posto dove morì il 25 novembre del 1960. Vi sono anche conservati i paramenti sacri, i quali raccontano con qualche commozione la solennità delle sacre funzioni. Il nostro itinerario, quasi un itinerario dell'anima, ci consente altri incontri col passato. I palazzi, i portali, l'eloquenza delle pietre. Superato il sopportico, si entra nel centro storico. Quest'opera fu fatta costruire in occasione dell'arrivo a Tricarico di Ladislao degli Angioini di Ungheria nel 1500. Subito dopo, ecco l'atrio consolato, sede delle istituzioni dell'epoca. Dunque, a Tricarico esistevano le istituzioni e il rispetto delle stesse. Se sui portali era l'anno 1546, si incidevano in latino ammonimenti come questo. Le cariche pubbliche non devono essere conferite alle persone indegne. Sono il nuovo sindaco di Tricarico. Ho assunto questa responsabilità sapendo di dover difendere un grande patrimonio storico che state vedendo in questo filmato. Ma nello stesso tempo la responsabilità non finisce soltanto nell'essere difensore di qualcosa, anche se di molto importante. È quello di poter coniugare il presente e il futuro su una base che diventa di supporto necessario per la nostra comunità. Presente e futuro dunque per la crescita della comunità di Tricarico. Ed era proprio questo uno degli impegni di Rocco Scotellaro, il poeta della libertà contadina, come lo definì la letteratura dell'epoca. Erano gli anni 50, gli anni del dopoguerra. Su Rocco è nata una leggenda civile e poetica. Diede voce a chi non l'aveva o era stato sempre confinato ai limiti della storia. Visse le scelte politiche, dalla militanza socialista all'occupazione delle terre, anche come sindaco di Tricarico, con una partecipazione appassionata che gli procurò entusiastici consensi, ma anche roventi avversioni. Morì a 30 anni, nel 1953, ma aveva già annotato l'eco di tanti sogni collettivi e individuali in una serie di atti politici, persuasivi e ragionati. Operò nella linea dei vecchi meridionalisti, ma con fantasia e con amore. È fatto giorno. Siamo entrati in gioco anche noi, con i panni e le scarpe e le facce che avevamo. Altre ali fuggiranno dalle paglie della cova, perché lungo il perire dei tempi, l'alba è nuova. È nuova.